Buongiorno a tutti, nuovo video un po' insolito per quel che mi riguarda, nel senso che è sporadico, non ne troverete molto probabilmente altri di questo tipo. Ed è semplicemente un suggerimento letterario. Non è da me infatti suggerire libri o fare video di libri, di lettura, eccetera, anche perché sono molto pigra nell'ultimo periodo sono diventata veramente molto molto pigra nel leggere libri. Vabbè. Allora, il libro che voglio consigliare è questo, ok? I quattro accordi di Don Miguel Ruiz. Allora, io l'ho preso in tempi non sospetti, tipo un anno e mezzo fa su Amazon, ma qui sotto vi lascio solo il titolo del libro, perché diciamo che dopo questo periodo particolare, secondo me, ha più senso andare nella libreria sotto casa a comprarlo. Poi vedete voi, insomma, lo trovate comunque, io l'ho preso su Amazon. E perché ve lo consiglio? Perché secondo me, nel mio percorso di, tra virgolette, crescita personale che ho intrapreso nell'ultimo anno e mezzo, da quando proprio ho iniziato a leggere questo libro, credo sia molto importante, la parola, quella che viene detta la chimica della parola. Quante volte magari vi siete sentite dire anche voi, non è quello che hai detto, è come l'hai detto. Io me lo sono sentita dire, non è solo quello perché ovviamente conta anche il contenuto, però il modo in cui si dicono le cose è importante perché comunque risuona dentro di noi quello che diciamo e quello che ci viene detto, diventa realtà, per me almeno, no? Dopo ognuno la vede come vuole. Madonna, io sto guardando con i capelli sempre più lunghi, devo andare dalla parrucchiera. Vabbè, lasciamo perdere. È un discorso serio. Perché i quattro accordi? Perché ci sono quattro regolette all'interno di questo. È un libricino proprio sottile, sono tipo 120 pagine, quindi niente di che come lettura. Sì, guarda, sono 121. Sono scritti anche abbastanza in grande, quindi insomma lo leggete in. Non so, adesso in un po' di tempo. E io ho il segnalibro dentro perché l'ho letto e lo sto rileggendo. Trovate anche il quinto accordo, che io devo ancora leggere, ce l'ho, però sto preferendo rileggere questo rispetto a quello. Poi eventualmente vi farò un video anche su quello, ma dubito, insomma. Allora, prima di tutto, leggete l'introduzione, c'è gente che la salta, leggetela perché secondo me è fondamentale per capire proprio il perché di quello che poi sono i quattro accordi. Io ve li cito proprio papali papali, non sto qui ovviamente a leggervi il libro, ma vi volevo proprio dire il titolo dei quattro accordi, proprio come li trovate nel libro, con una piccola spiegazione, ma poi viene da sé. Il primo, olè, no, le notifiche che partono adesso, aspettate che le silenzio. Ok, silenziate, se no è proprio arrivata un'altra subito subito. Vabbè. Allora, il primo accordo è sii impeccabile con la parola. Che cosa vuol dire fondamentalmente? Essere attenti a quello che si dice. Il modo in cui si dice una cosa. Viene fatto un esempio banalissimo nel libro che però vi aiuta a capire come poi le parole restano come memorie dentro di noi, cioè le nostre cellule recepiscono e si ricordano quello che ci viene detto. Di conseguenza, secondo me, dobbiamo veramente fare attenzione a come parliamo. È difficilissimo. Se non ci avete mai fatto caso, è difficilissimo anche provare a parlare solo al positivo e non utilizzare la parola non. È quasi impossibile. Dovete fare un giro di parole, però effettivamente richiede impegno. È per quello che lo sto anche rileggendo, perché secondo me ho ancora da imparare da questo libro. Il secondo accordo è non prendere nulla sul personale, perché molto spesso, purtroppo, quando magari qualcuno ci dice qualcosa, lo dico, io parlo, sto parlando proprio per me, per come vivo io le situazioni. Quando qualcuno mi dice qualcosa, tendo effettivamente a prenderla sul personale, tipo, anche se magari
il mio interlocutore sta parlando di un'altra persona, a volte, non so se a voi capita, ma a me capita di dire fa il giro largo, perché in realtà quella cosa è diretta anche a me. Cioè, tipo, faccio un esempio banalissimo per farvi capire. Guarda che culo grosso ha quella. Ecco, potrebbe essere un modo indiretto per dire guarda che culo grosso che hai. Onestamente me ne frego, però il senso è quello, no? Quindi tentiamo, se, non so, in qualche modo, io parlo per la mia esperienza, poi non so se per voi è meglio, meglio, se non prendete nulla sul personale, meglio. E perché ve lo dico? Perché vivete con una leggerezza diversa, cioè il fatto che magari quello che vi dicono le altre persone, soprattutto quelle che vi vogliono bene, vi toccano ma fino ad un certo punto, o non... realizzate proprio che no, non sta parlando effettivamente di voi, cioè faccio un esempio banale, sempre ha il culo grosso qualcun'altra, non sta parlando del mio, sta parlando del suo, ecco, quindi non sentiamoci toccati quando non è il nostro turno, ecco, mettiamola in questi termini. Poi ovviamente nel libro la spiego in modo diverso, però è per stringe stringe per farvi un po' capire. Poi il terzo accordo è non supporre nulla. Quante volte io mi faccio film mentali? No, ma quello mi ha detto così perché in realtà non supponiamo. In un certo senso io la vivo almeno come cosa del tipo non giudicare gli altri. Nel senso, troppo spesso viviamo comunque nel giudizio, nel fatto di dire, ecco, guarda come si è comportata quella persona, ma anche verso noi stessi, ma guarda che stupida che sono stata. Ecco, è una classica frase, ma guarda che stupida sono stata, che non dovremmo dire per rispetto a noi stessi. A dire, beh, ho fatto quella cosa, pazienza, ha già un suono diverso, rimbomba dentro di noi in modo diverso, proprio a livello energetico, no? Quindi è importante parlarci bene. Nel senso, parlare verso noi stessi prima ancora che con gli altri, bene. Ecco, questo è un po' il senso. Il non supporre nulla, secondo me, per come ovviamente vivo io, e quindi vi racconto sempre la mia esperienza, è proprio il fatto di non giudicare noi stessi, quindi non arrivare a dire che stupida sono stata, ma ok, ho fatto quella cosa, andata bene, andata male, non importa, l'ho fatta. Mi è servito da esperienza. Già dire ho fatto una cazzata, no, scusate il termine, ma ho fatto una stupidata, non va bene per noi, perché è più corretto nel rispetto verso noi stessi dire ok, ho provato a fare questa cosa, mi è servita da esperienza. È meglio dire così piuttosto che dire ho fatto una stupidata, ho perso tempo. Cioè, vi assicuro che nel riflettere, nel pensare in questo modo ci vuole, a mio avviso e per come parlo io, ci vuole veramente impegno. È per quello che lo sto rileggendo, perché ho detto, caspita, così. Quindi, non supporre nulla fondamentalmente, c'è una frase che gira molto spesso anche su Facebook, non parlare o comunque non giudicare la vita degli altri se non ti sei messo le sue scarpe. Senso un po' quello, in un certo viviamo tutti meglio se smettiamo di supporre, fare film su cose che non sappiamo. Ecco, diciamola così. Il quarto e ultimo è fai sempre del tuo meglio. Io credo che su questo non serva dire altro, nel senso che ci sono, secondo me, dei momenti nella vita di ognuno, io parlo ovviamente sempre per me, in cui non diamo mai il massimo, ma inteso come veramente il nostro meglio. Faccio un esempio banale: se io devo arrivare ad un risultato lavorativo, non è che cioè, nella mia logica, non è che ci posso arrivare sgomitando a destra, a sinistra, calpestando gli altri. Lo devo comunque fare in modo corretto. Quello è il mio meglio. Cioè, il mio meglio è il percorso che io faccio per arrivare a una cosa, guardarmi indietro ed essere contenta di come ho fatto e come mi sono comportata nei confronti di me stessa e degli altri, perché
È vero che prima di tutto vengo io sono entrata in questa logica di pensiero da un po' di anni, prima di tutto ci sono io, devo vivere con me stessa per il resto della mia vita, quindi conto io prima di tutti gli altri, però poi ci sono anche tutti gli altri, quindi ok, rispetto per me, però poi viene anche il rispetto per gli altri, no? Quindi fare sempre del mio meglio non è il puntare a un obiettivo e fare il tabula rasa intorno perché comunque avevi quello e quello era il tuo meglio perché dovevi raggiungere quell'obiettivo. Magari l'obiettivo uno non lo raggiunge, però almeno per come la vivo io, lo sto ripetendo spesso, è proprio il guardarsi indietro e dire ok, magari al risultato non ci sono arrivata o ci sono arrivata dopo con tempo di ritardo, però mi guardo indietro e sono comunque contenta di come ci sono arrivata. Ecco, questo è il senso, almeno come lo vivo io. Ovviamente, siccome io adesso ve la dico così, siccome io questo libro l'ho letto un anno e mezzo fa e quindi lo sto rileggendo, ma sto rileggendo, ho finito l'introduzione, sto leggendo il primo accordo, sono arrivata forse alla fine del primo accordo, e ovviamente gli altri sono andata un po', a tentoni, nel senso che ero impegnata comunque in un progetto creativo che avete visto la settimana scorsa, di conseguenza l'ho un po' tralasciato perché ho detto o faccio uno o faccio l'altro. Quindi io vi ho ribadito queste cose. E niente, io credo ho parlato già troppo in realtà, quindi vi invito semplicemente alla lettura, un po' per mettermi in discussione, un po' perché leggere fa sempre bene. Un libro del genere soprattutto fa bene. Io non sono per questi, non sono molto fan, no, sono per niente fan di questi libri di crescita personale, di, lo so, vabbè, insomma, ce ne sono tanti. Non sono per me, non sono fatti per me. Questo mi è stato consigliato, io l'ho letto, l'ho poi regalato, no, l'ho prestato a mia mamma che non me lo restituiva più perché lei è lenta a leggere, e non c'ha voglia, non c'ho tempo, trova tutte le scuse possibili e immaginabili, quindi me lo sono ricomprato. Che ho detto, ah, io qua non lo vedo più indietro, e quindi l'ho ricomprato. L'ho regalato a un paio di amiche, quindi cioè, ne ho comprati, credo, 4, 4 o 5, adesso non mi ricordo neanche. Comunque, mi è stato prestato per leggerlo. Poi l'ho comprato, ho detto, voglio sottolinearlo. Poi me lo sono ricomprato perché mia mamma non me lo restituiva più, e poi ne ho regalati due. Quindi, insomma, diciamo che secondo me è. Comunque è utile leggerlo, costa, vi dico quanto costa, costa 9,90 € prezzo di copertina, se non l'hanno aumentato, vi ribadisco, io l'ho comprato un anno e mezzo fa, ma penso che il prezzo comunque sia quello, sia piuttosto abbordabile. È un piccolo investimento per voi stesse, per voi stessi, che state guardando, che secondo me vi instilla un po' il dubbio, nel senso, o la voglia comunque di trattarvi meglio in un certo senso, almeno con la parola. Se poi riuscite a entrare come me nella logica che comunque il pensiero che abbiamo crea dentro di noi comunque delle vibrazioni, dell'energia positiva o negativa, ovviamente magari lo leggete ancora più volentieri. Ecco, comunque ve lo consiglio perché fondamentalmente penso che 10 euro non siano una spesa folle. Ecco, 10 euro insomma sono a mio avviso ben investiti. Ho parlato per 10 minuti, quindi direi che posso salutarvi e ci vediamo al prossimo video, spero con un look diverso perché anticipavo che devo andare dalla parrucchiera. Ciao!